Battaglia Domizia, arriviamo. Approdiamo sulle favolose spiagge di Baia Domizia nel comune di Sessa Aurunca, posizionato tra Napoli e Roma. Per conoscerlo bisogna uscire fuori dai luoghi comuni, delle solite mete turistiche. Occorre immergersi nel suo tessuto urbanistico bimillenario per apprezzarne la bellezza. Percorrendo la via Appia si è attirati dalle sue cupole e dai suoi campanili. Tra questi si ricorda la cattedrale romanica, la chiesa di San Carlo e il chiostro di San Domenico. Teatro romano, capace di ospitare circa 8.000 persone, è la testimonianza più alta di una grandezza antica che si estende sino alla costa tirrenica, di cui Baia Domizia è il centro. Operet, diciamo che ha avuto un impatto devastante, si può dire, soprattutto nei partecipanti, perché hanno riscoperto proprio il piacere di divertirsi, cosa che si era perso negli ultimi anni. Infatti sto vedendo un coinvolgimento totale delle squadre, soprattutto anche nei momenti di aggregazione, quali possono essere al ristorante o dentro al villaggio. E nel villaggio conosciamo i nostri protagonisti. La squadra più giovane del torneo, la Cenerentola del Super 8. Prato, ancora alla ricerca della prima vittoria. Cosa vuoi dire ai tuoi spettatori? Cercherò di fare del mio meglio. Mezza seconda, ciao! All'una e mezza in camera. E i Cavalieri del Mare, una delle squadre pioniere di questo sport e tra le più vincitrici in Italia. Ciao, io sono Juninho, brasiliano, 38 anni. 9 volte campione del mondo con la nazionale brasiliana. Adesso gioco con il Cavalieri del Mare del Super 8. Ho l'onore di essere il capitano del Cavalieri del Mare. Una squadra nata nel 99 ha vinto i suoi titoli. Ma ora non c'è tempo per i ricordi, la sabbia inizia a scottare e proprio i Cavalieri sono chiamati in campo per prendersi una piccola rivincita contro la Roma, che già nella prima tappa ha estromesso i Viareggini in semifinale. La Roma. La prima partita contro di loro, noi regalamo troppo gol. È difficile, ora cerchiamo un schema per giocare contro di loro. La testa, tranquillo. E tutta la squadra gioca bene, c'è un schema. Si stanco, prendi la pala, retorna indietro. Mister, due, tre minuti, acqua, bere e andiamo. Oh. Okay. Dai, raga. Vinciamo oggi, dai. Raga. Ciao. Oh. Vinciamo, dai. Oh. 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 Via, la seconda tappa ha ufficialmente inizio. Gli schemi dei Cavalieri reggono, ma quando Caro Tenuto prende palla è sempre capace di inventare qualcosa di speciale. La Roma è la squadra più forte al momento, forse più preparata, però abbiamo un sogno noi Cavalieri del Mare, incontrarla a Vasto in finale, primo o secondo posto. Non c'è solo il caldo a rendere infuocata la rivincita. I Cavalieri non mollano, gettano sulla sabbia tutta la loro voglia di superare l'ostacolo. Non so se la perdo quella partita. A risvegliare Marco dal sogno ci pensa il solito Pasquale Caro Tenuto. Rigore ed è 2-0.
l'orgoglio non basta. 5-2 e in finale ci vanno i giallorossi. Le parate di Salghiero, la classe di Ilari e la potenza di Carotenuto mettono fine alle speranze di rivincita dei Cavalieri. Ora cerchiamo, vamos allenarti, vediamo che posso fare para vincere la Roma. Non è difficile, oh, non è difficile, però vediamo, facciamo un schema. Mentre Juninho e compagni rivedono i loro errori dopo la sconfitta, tocca alla nostra Cenerentola entrare in campo. Noi veniamo tutti al calcio a 5, essere la Cenerentola, come definizione di qualsiasi sport, vuol dire essere la squadra che tutti si aspettano di battere, no? I giocatori che compongono la mia rosa non sono molto abituati a perdere, perché chi per un verso, chi per un altro, ha sempre vinto molto in quello che faceva. Al Prato sono dei ragazzi innanzitutto simpaticissimi, hanno alcuni ha fatto anche la storia del calcio a 5, perché il capitano Giannattasio è uno che il calcio a 5 ha vinto tanto, ha vinto degli scudetti, ha fatto la partita della Coppa dei Campioni, quindi diciamo che non è proprio l'ultimo arrivato, è un ragazzo che ha dato vita a questa squadra, ha raccolto insomma tutti gli amici che aveva vicino, ha sposato il nostro progetto, si è reso disponibile. Bene, bisogna fare come nel calcio a 5, esco e torno. Siamo tutti sperando nella sua prima vittoria, festeggeremo tutti insieme sicuramente con le altre compagne del Super Eight. 1, 2, 3, bravo! L'obiettivo del Prato è solo uno, centrare la sua prima vittoria. Prato ci prova in tutti i modi, ma la Romagna mette in campo l'esperienza, si chiude e li blocca. Ma nel secondo tempo arriva finalmente il momento di gloria. La partita con Romagna qui a Baia Domizia è stata una partita bellissima, per certi versi anche storica per noi, perché è stata per la prima volta siamo andati in vantaggio. La gioia è tanta, il Prato se la sta giocando, il mister vede la sua squadra prendere forma, ma la Romagna non ci sta e si porta sul 2-1. Il Prato non molla, la tattica è giusta, il 2-2 è servito. Dopo aver raggiunto il 2-2, a 30 secondi dalla fine abbiamo commesso un errore di inesperienza. E a questi livelli, insomma, quando trovi attaccanti bravi, insomma, diventa difficile. A 30 secondi dalla fine però brucia. Più della sabbia. La delusione per la giovane Cenerentola è tanta. La prima vittoria è ancora rimandata. La prima giornata del Super 8 finisce e noi entriamo nella casa brasiliana dei Cavalieri del Mare. Sì, ho giocato tantissime volte contro il Brasile, è sempre una partita difficilissima perché loro sono, diciamo, i maestri di questo sport. Sì, si gioca sempre, perché il Brasile, inverno in Brasile non è tanto freddo, è 15-16. Quindi si gioca sempre, tutto l'anno. Noi siamo nati con le scarpe, ci siamo abituati ad andare come loro scalzi, loro ci hanno insegnato tanto. Senza scarpe, senza niente, si passeggia senza niente, tu devi andare in spiaggia, come metto le scarpe? Non metto niente. Loro hanno una carica di felicità incredibile, loro hanno la loro musica, i loro balli e poi quando giocano qua loro ballano. Io sono il giocatore più vecchio di tutto. Però con la barba, 38 anni, oh. Senza barba, 28, 20 anni. Inizia la seconda tappa con le nuove interviste doppie. Mio polmone di un bimbo di, non lo so, 25 anni. Un aggettivo per Fiorentino.
mongolo. Quanti campionati del mondo hai vinto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20 alla PlayStation. De brana pra gelado, da roupa de cama eu tô voltando. Boa serata, mamma mia, oh, sono tutti pazzo. In campo tutti tranquillo, concentrado. Però dopo a partita, sempre esquecendo, sempre felice. Un bel gruppo, bella gente, la sera si vede e ci vediamo tutti insieme. Qua in campo ce la lottiamo tutti. Beat soccer è così. No, no, se vincere, se perdere, l'importante è tu felice. Vai pegando una cor che io sto voltando. Faz un cabelo bonito per notar che io só quero mesmo è dispensiar. Quero te agarrar, pode se preparar, perché io sto voltando. La sabbia continua a scottare al Super 8. Bisogna rientrare in campo per aggiudicarsi punti importanti. Quindi quando faranno, c'è qualcuno che ti fa per il prato? C'è qualcuno che alza le mani oggi? Salve, Nicola. Dicevo, se per un errore di tesseramento viene fuori che Carotenuto deve giocare una partita col Prato, va benissimo. Noi siamo pronti, abbiamo la maglietta lì da una parte. Traccheremo il sito del Super 8, Juninho, Carotenuto e Wellington a Prato, a sorpresa. Carotenuto, Juninho e Wellington però non ci sono, ma lo spirito contro Venezia è quello di sempre. Nonostante il Prato abbia preso gusto a passare in vantaggio, non riesce neanche questa volta a mantenere il risultato. Ed esce ancora una volta sconfitto. La prima vittoria arriverà, ora la prossima sarà sempre durissima perché la perdente tra Bari e Cavalieri del Mare è una perdente vincente. I Cavalieri sin dal calcio d'inizio dimostrano di non essere secondi a nessuno. Contro il Bari, Juninho ci fa capire perché ha scelto quel numero di maglia. Il brasiliano segna 5 reti e mette il risultato al sicuro. Juninho è uno che gli dai la palla tonda e te la ritira quadrata. Con Juninho sì, ci ho giocato diverse volte contro quando giocava soprattutto nella nazionale brasiliana, quindi quando ci si incontrava io con la nazionale italiana e lui con la nazionale brasiliana. È un giocatore secondo me stupendo, vede il gioco come pochi, ha un piede il mancino che ci ha già regalato in queste due tappe dei gol fantastici. Ora è il momento di decidere la finale, la Roma contro l'Inter fatica, ma la classe di Carotenuto ancora una volta regala il pass per giocarsi la vittoria di tappa in finale. La Lazio però non vuole essere da meno. Posado ci mette i guantoni, Felipe la fantasia. E Wellington, i gol, i biancocelesti, volevano la rivincita e l'avranno. Sarà ancora derby, speravamo in una sfida diversa, però il campo ha decretato questo verdetto e quindi il campo ha sempre ragione. Sei pronto che gli spacchiamo il culo domani? Ti sei riposato per giocare contro di me. Ma che vergogna! Ci abbiamo 40 anni! Abbiamo 5 infortunati su 5, oh. Cioè io non so, però ti metto una pressione psicologica, se domani non vincete contro di noi. Vinco! Allora vinco! Birra! Va bene! Alla prossima, a Riccione! Che palle! Oh. Sì, abbiamo varato un motto che è non vinciamo ma si beve. Arriva la notte sulle spiagge di Baia Domizia e può iniziare la festa del Super 8. Why must the children play in the
parte è stata la gara più dura. Avevamo la squadra sparpagliata per Baia Domizio. E i toscani non deludono, sono i padroni della notte, tutti insieme, tutti uniti. I Cavalieri del Mare per noi sono anche un riferimento. Io sono stato, diciamo, il fondatore insieme a mio fratello dei Cavalieri del Mare. Nel 2008 i Cavalieri del Mare si erano ritirati e hanno sposato completamente questo nuovo progetto di Super 8 perché l'hanno trovato sicuramente singolare. Sono un riferimento perché sono stati quelli che prima di partecipare a questo evento ci hanno dato una mano per entrare un po' nel mondo del beach soccer giocato a alti livelli. Io da toscano sì, sono molto orgoglioso di avere due squadre all'interno del Super 8. Stiamo cercando di coinvolgere quasi tutte le regioni perché sarebbe bello avere un campionato aperto a tutte le regioni d'Italia. Il nostro obiettivo è tornare da Baia Domizia con una vittoria. Finisce la festa e le prime luci del mattino tornano a scaldare il campo da gioco. Baia Domizia, buona domenica! Anche nell'ultima giornata, la festa del Super 8 contagia il pubblico accorso per assistere alle finali, che si aprono con Bari Prato. Ultima possibilità per la nostra Cenerentola di non tornare a casa a mani vuote. Siamo troppo concentrati per questa partita. Siamo già caldi. Questo ti dispiace. Questa la vinciamo noi. Facciamo fair play prima. Va benissimo. Carica e concentrazione si vedono, non sono solo parole, ma anche fatti che si trasformano in gol, abbracci e sorrisi. Il Bari non c'è. You keep saving when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made. Il Prato arriva fino al 3-1, ma l'opportunismo e la malizia dei pugliesi riapre la partita. One of these days these boots are gonna lock all out. Prato pecca l'ingenuità, pecca. Avevano una partita in mano e adesso si è riaperta incredibilmente. Un pochettino più di attenzione e forse riescono ad arrivare alla prima vittoria. Speriamo, dai. La palla, riprendiamo la palla, mettiamo da giù. Sì, anche lì, manca due secondi. Alla finire. Sta lì, se l'arbitro non fischia perché il tempo non è fermo. Io sto una settimana. Inizia il secondo tempo e siamo sul 4-2 e quando tutto sembra fatto, il Bari si rialza e trascinato dal suo capitano, ribalta la partita. Prato finisce qua, ma state certi che ci riproveranno con la stessa grinta nella prossima tappa di Riccione. Lo spirito è quello giusto. Intanto si gioca la finale terzo-quarto posto. L'Inter si aggiudica il gradino più basso del podio battendo una sorprendente Romagna, a cui non basta il cuore, la medaglia di bronzo è nerazzurra. I was born in a
finale è di nuovo derby romano, ma questa volta non c'è partita. La Lazio regge un tempo, ma i giallorossi abbattono il muro biancoceleste vincendo per 6-1 e portando a casa ancora una volta la vittoria di tappa. Carotenuto, capocannoniere, Salghiero, miglior portiere, due tappe, due vittorie, in classifica e già fuga per i giallorossi nella Super 8 2012. Ma facciamo un passo indietro, c'è ancora una partita da raccontare, una favola da completare. I Cavalieri devono garantirsi una vittoria contro Venezia per rimanere al terzo posto nella classifica generale, rimanere nella scia della Roma. Nel mirino c'è la finale di Vasto, il titolo è alla portata. La tensione è alle stelle, il professor Juninho suona la carica e con il suo sinistro porta in vantaggio i Cavalieri. I Lioni però non mollano e raggiungono il pareggio anche con un pizzico di fortuna. All'intervallo Juninho mette a disposizione del gruppo tutta la sua esperienza e con il mancino regala l'assist a Pedro che vale il nuovo vantaggio. Fala con lui, la mano, oh oh oh, la mano. Tu lá, lascia lui solo. Quando eu stappo la balla, lascia lui tu taglia. Venezia usa la testa e trova il 2-2, ma solo per un attimo, perché Juninho porta avanti per la terza volta i toscani. Un rimbalzo ingannevole regala il 3-3. Si va ai rigori. Quale delle due formazioni? Prendi la palla ora. La quinta tappa. Rigore, vai. Ma che quinta tappa? C'è solo una possibilità, non si può sbagliare, per il campione è un film già visto. Appoggiare il pallone, prendere la rincorsa. E godersi l'abbraccio dei compagni. Ed eccoli i Cavalieri andare verso il mare. L'obiettivo è stato raggiunto, il sogno non è svanito, ma prima di Vasto ci sono altre tappe, altre gare, altre storie da raccontare. Love is noise, love is pain, love is these blues.